assistere all'apparato sportiva i dirigenti del Partito Comunista e del governo sovietico si dirigono dal Cremlino verso la Piazza Rossa. Stalin! Piazza Rossa di Mosca, di fronte al glorioso mausoleo del grande Lenin, si presentano gli atleti sovietici temprati nel corpo e nella mente. Migliaia e migliaia di ginnasti provenienti da tutte le repubbliche dell'Unione Sovietica sono qui convenuti per rendere omaggio all'uomo a noi tutti caro, a colui che è più vicino al nostro cuore, il grande compagno Stalin. Questa voce e queste immagini vengono da Mosca. Queste cose si dicevano e accadevano a Mosca solo qualche anno fa. Ci riempie di commozione e di legittimo orgoglio. Stalin è un gigante del pensiero e un gigante dell'azione rivoluzionaria. E tutti gli uomini e le donne della terra a lui guardano come a un amico. Le seguono l'alto insegnamento di verità e di giustizia. Lo venerano come un campione dell'umanità intera che in lui vede il difensore delle più nobili virtù socialiste. Di fronte al nostro capo supremo, amico dei lavoratori di tutto il mondo, gli atleti sovietici si esibiscono con gioiosa fierezza. Questo è un giorno radioso. Stretti intorno al compagno Stalin, glorioso costruttore del socialismo nel mondo, a lui rendiamo grazie della nostra forza e della nostra gioia di vivere nella pace e nella giustizia. Gloria a colui che fu il grande capo assieme a Lenin della rivoluzione di ottobre. Gloria al grande, potente, venerato e amatissimo Stalin! Chi ha scagliato questo sasso? Chi ha osato deturpare l'immagine di Stalin? Chi vigliaccamente ne infanga la memoria? Probabilmente qualcuno che vive nel mondo occidentale. Uno dei tanti, di questi. Sì, deve essere stato qualche dannato individualista, qualche borghese, capitalista reazionario che si nasconde nei centri abitati dell'Occidente. Qualcuno che detesta gli ideali del comunismo, naturalmente. No, sono stati Molotov, Malenkov, Bulganin, Khrushchev e compagni. Li riconoscete? I sommi gerarchi del comunismo. Sì, proprio costoro. Ieri lo esaltavano, anzi addirittura lo divinizzavano. Oggi asseriscono che egli era un maniaco, un tiranno. Un criminale. Fino a ieri mangiavano nello stesso piatto di Stalin. Oggi dicono che nella sua feroce follia ingannava i lavoratori comunisti di tutto il mondo che credevano in lui ciecamente. I complici di Stalin, che si macchiarono delle stesse colpe del loro capo supremo, tacquero quando egli morì. Conoscevano bene tante ingiustizie durate per un quarto di secolo, ma essi tacquero, ingannando così i lavoratori. Ai capi comunisti preme il potere, tutto è in mano a pochi gerarchi senza scrupolo che si combattono fra loro. Il più forte elimina il più debole. Vedi il caso Beria fra i tanti. Fu con sorpresa del mondo intero che i massimi gerarchi comunisti, i fedeli compagni di ieri, a poco meno di 3 anni dalla morte di Stalin, cominciarono quell'opera di demolizione del dittatore scomparso che costituisce la più clamorosa smentita che il comunismo abbia dato a se stesso. La condanna di Stalin è anche la condanna del comunismo e dei suoi sistemi.
E i gerarchi comunisti italiani? Come sempre ciechi esecutori degli ordini di Mosca, l'altro ieri così esaltavano il compagno Stalin per bocca di Togliatti. L'operaio volge lo sguardo e l'animo verso Stalin come verso un amico. L'uomo semplice, la donna che soffre nella sua casa, il disoccupato, il contadino che lotta per la terra, quando pensano a Stalin, sanno di pensare a qualche cosa che è loro molto vicino. Ieri Togliatti, Longo, Nenni, Secchia piangevano la scomparsa del grande e amatissimo Stalin in questi termini. Stalin è morto. Giuseppe Stalin è un gigante del pensiero, un gigante dell'azione. Col suo nome verrà chiamato un secolo intero. Giuriamo di essere fedeli all'insegnamento di Stalin. Giuriamo di continuare la sua battaglia. Gloria eterna al grande capo. Gloria eterna al grande costruttore del socialismo. Sapremo fare tesoro di tutti gli insegnamenti staliniani. Sapremo adempiere tutti i comandamenti lasciatici da Stalin. Sarà il modo migliore di manifestare il nostro amore per il grande scomparso, di farne amare sempre il ricordo da tutto il popolo e da tutte le generazioni future. Oggi, naturalmente, con la massima faccia tosta, i gerarchi del comunismo italiano parlano così. Stalin indebolì seriamente la struttura economica del paese col massacro di innocenti cittadini. Vennero anche torturate persone sospette e fra esse ragazzi. Si diffusero largamente sulla base del culto della persona, l'adulazione e quindi il carrierismo. Il culto di Stalin ha così assunto forme sempre più mostruose. Ma chi sta ad ascoltare, che ne pensa? Come spiegare un così brusco voltafaccia a queste persone, a tutti coloro che lavorano e si guadagnano il pane col sudore della fronte? Sono italiani, gente con la testa sulle spalle, di buon senso, che vuole fatti, non chiacchiere. Difficilmente potrà mandarla giù questa volta, è troppo grosso. I lavoratori cominciano ad aprire gli occhi. Perciò la propaganda comunista tenta di salvare la faccia con i seguenti argomenti. La condanna di Stalin non compromette il comunismo. È l'uomo che ha sbagliato, non è il sistema che è sbagliato. Per 25 anni Stalin ha potuto fare il buono e il cattivo tempo, comportandosi da tiranno, commettendo errori e crimini mostruosi, senza che nessuno potesse o osasse contrapporglisi. E si osa dire che un sistema politico che consente simili aberrazioni non è sbagliato? Per i comunisti, se da noi un operaio è pagato male, la colpa non è di un cattivo datore di lavoro, ma del sistema capitalista. Per i comunisti, i 20 anni di guai che abbiamo passato in Italia non erano dovuti agli errori di Mussolini, bensì al regime fascista. Per i comunisti, sempre secondo la loro propaganda comandata dall'alto, le violenze, gli arbitri, le provocazioni, le sanguinose repressioni, i crimini commessi dai nazisti non erano tanto dovuti a un capo, cioè a Hitler, ma a tutto il sistema nazista. E gli orrori, durati in Russia per un quarto di secolo, a chi e a che cosa debbono attribuirsi? Al sistema comunista, naturalmente. No, signori. Due pesi e due misure al solito. La colpa di questi orrori ricade questa volta su un solo uomo. La colpa è di Stalin, soltanto di Stalin. Troppo comodo davvero. Gli errori di Stalin non sono gravissimi. Sbagli in materia economica e nella condotta della guerra, culto della personalità. Sì, cercate di minimizzare. Ma i cosiddetti sbagli in materia economica non sono forse miseria, fame, lacrime del popolo che non può difendersi, non può protestare? Errori nella condotta della guerra. Parole, formule vaghe per minimizzare. E tutto questo non è stato pagato forse con inutili distruzioni, incendi, devastazioni, rovine irreparabili, atrocità senza numero, stragi, morte di milioni e milioni di creature umane? I capi sbagliano e il popolo paga. Culto della personalità. Ancora formule vaghe per confondere le idee. Ma che altro è se non tirannia costata al popolo sovietico epurazioni sanguinose, deportazioni, carcere,
torture di vittime innocenti, barbare condanne, uccisioni. Culto della personalità è una frase che significa dominio assoluto di pochi sommi gerarchi su tutti i cittadini. Significa arbitrio, significa paura, adulazione, fanatismo, obbedienza cieca. Khrushchev, Bulgani, Malenkov, Molotov, Togliatti e gli altri dirigenti non sono responsabili degli errori e dei crimini di Stalin. Sapevano tutto, ma non potevano farci nulla. Che faccia tosta. Al processo di Norimberga furono proprio i sovietici a pretendere la condanna di tutti coloro che avevano rivestito una carica politica durante il regime di Hitler. Il solo fatto di essere stati intorno al dittatore tedesco in quegli anni costituiva un'indiscutibile colpa. Adesso Khrushchev e gli altri compari non solo non si dimettono per essere stati fedeli collaboratori di Stalin, ma dichiarano, poverini, che non osavano ribellarsi al loro capo per paura di essere liquidati. E questo basta alla loro coscienza. Possono continuare a battersi le mani, a sorridere e naturalmente a tenere sottomesso il popolo russo. Khrushchev, Bulganin, Malenkov, Molotov e i gerarchi del comunismo italiano, i fedelissimi del grande Stalin, Togliatti, Longo, Secchia, anche loro hanno dichiarato che lo sapevano, ma non potevano farci nulla. Ma intanto dichiaravano che nel sistema comunista è il popolo che comanda. Già, lo abbiamo visto. Il popolo deve filare dritto, deve faticare portando sulle spalle i capi. Uno, due, uno, due. Guai a chi protesta, guai a chi non obbedisce. Uno, due, uno, due. I capi sbagliano, ma è sempre il popolo che paga. Ed ora è proprio Stalin che vi smentisce. Smentisce tutti voi in blocco, gerarchi del comunismo. Stalin ci apre gli occhi, ci indica i suoi complici di ieri, i nuovi capi di oggi. Legatevela al dito, la lezione di Stalin. Stalin ci ha insegnato che i comunisti, come hanno mentito ieri, mentiranno domani. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ricordate, la lezione di Stalin ci dice no ai comunisti e ai loro alleati, se vogliamo continuare ad essere un popolo libero.